Ultimo giorno di shopping prima della zona rossa anche in Campania, prevista dal calendario imposto dal decreto del governo, che vieta gli spostamenti nelle giornate festive e prefestive. Si scatena la caccia ai regali last minute, file davanti ai negozi dalle prime ore della giornata. Un Natale diverso, con divieti e restrizioni, ma non possono mancare i regali sotto l'albero. Ho visto che c'è molto affollamento in questo momento e sì, piccoli pensieri per i familiari più vicini, insomma, la mamma, papà, la ragazza. È un momento particolare, difficile, però bisogna superarlo stando in famiglia e cercando di tenere la massima attenzione possibile. È un po' triste perché non c'è quell'atmosfera, però con i regalini cambia un po' quello che possiamo fare, facciamo per cambiare un po' l'atmosfera, che è un po' quella che è. Abbiamo fatto il regalino per mia mamma e un pensierino per me. Vediamo un attimino se ho meritato qualcosa pure io. Abbiamo solamente comprato una cintura. Basta. Ho preso un profumo per il mio ragazzo e basta. Rimandiamo all'anno prossimo. Io ho comprato delle cose in profumeria, cose utili. Vede quanta gente c'è, quindi io mi ritiro. Ci arrangiamo, nel senso che non abbiamo molto tempo per girare, i negozi hanno tutte queste problematiche legate al Covid, però cerchiamo di affrontare il Natale come meglio possiamo, con un poco di gioia, la gratitudine per non essere stati almeno come salute coinvolti in tutto questo. La speranza è l'unica cosa che ci deve portare avanti.